Hey Cuccio, ben ritornati alla vostra Andrea 41 su di Pokémon Quest. Dallo scorso episodio ho giocato davvero tanto, mi sto divertendo moltissimo e ho un bel po' di amici in più, ma soprattutto ho questo team qui ora. Se anche ho fatto evolvere Abra in Kadabra, penandoci non poco per fargli raggiungere il livello 16, Magmar è potente, Kadabra è potentissimo, ho trovato un matchup al 24 e l'ho potenziato tantissimo, si evolve a 28 in Machoke, quindi bisognerà aspettare un pochino. Ho Charmeleon a 19, ho trovato un Magikarp al 29 e l'ho subito fatto combattere per farlo arrivare a 30 e farlo evolvere in questo magnifico esemplare di Gyarados. Ah, piccola cosa, non si dice Gyarados, dovrebbe chiamarsi Gyarados. Il perché è il fatto che lui è stato preso dal Gyaos, che è un mostro marino, e il Rodin, che è una creatura volante. E infatti il suo tipo è acqua volante e il suo nome è Gyarados, quindi dovrebbe leggersi Gyarados, quindi io cercherò di sforzarmi di chiamarlo Gyarados, però potrebbe uscirmi anche Gyarados, poi dipende. Ho un Rhyhorn, ho un Oddish, ho un Nidoran femmina, che appena sale di livello si evolverà in una Nidorina. Ho Exeggut, è uscito così, dal nulla, un Koffing, che è anche abbastanza forte in punti salute. Ora sto cercando di farmare pietre gelide blu, quindi, per trovare Dratini. Dratini si può fare solo mettendone pentolone bronzo, cioè solo. È più facile trovarlo mettendone pentolone bronzo le pietre gelide, quelle blu. Quindi ora direi che abbiamo il massimo dei punti sulla batteria e possiamo andare a prendere d'assalto il Monte Secco, dove il bonus c'è il tipo volante. Gyarados è tipo volante, ma la sua mossa è flagello, quindi insomma non abbiamo mosse particolari. E niente, proviamoci comunque sia. Abbiamo abbastanza punti per prenderlo d'assalto. Ovviamente le prime fasi saranno le più semplici. E infatti, come ho detto nello scorso episodio, sicuramente ci sono Pokémon di tipo fuoco. E tipo lotta. Tipo fuoco, come è uscito tipo fuoco. Vai con flagello e turbo fuoco. Oh, ma proprio qui ce l'hanno fatti spawnare, dai! Se me li fate spawnare così, senza sputo. Però mi confondo col mio matchup, mi confondo. Dovrei portare allora Kadabra qui. Però devo rifillarlo con le pietre, perché ce l'ho proprio a secco, ce l'ho. Non gli ho dato niente, non gli ho dato, poverino. Dai ragazzi, fatemi sto favore. Turbo fuoco! Grande, così doppio colpo e via! Gyarados, grande. Infatti mi è uscito Gyarados invece che Gyarados. Però non cerco di essere il purista, insomma, quello che deve per forza chiamarlo come si dovrebbe pronunciare. Perché comunque sia, sicuramente qualche nome lo sbaglio e voi lo pronuncerete diverso come lo dico io. In tutto il mondo è così. O meglio, in tutto il mondo per quanto riguarda i Pokémon con i nomi inglesi. Ma guarda, sto Machoke non mi fa paura, però fa dei bei danni. Infatti anche poi Machoke Machoke dovrebbe chiamarsi, però c'è sempre questo video che voglio fare di come pronunciare i Pokémon, ma prima o poi lo farò, lo prometto. Quando non c'ho niente da fare, tipo ogni giorno, mi ci metto e lo faccio. Anche perché ne ho visti certi che non hanno né capo né coda. Iniziano così sparati. Per esempio Meo, famosissimo Meo, che dovrebbe pronunciarsi Miao, in questo video particolare viene pronunciato Miuf, che non c'entra niente proprio. Però devo salvaguardare la generazione, queste nuove generazioni, da pronunciare il nome dei Pokémon in modo sbagliato, in modo errato. Vabbè dai, concentriamoci sulla missione. Oh, arrivano, dai. Oh, Voltorb! Ciao, belletto! Devi crepare male, oddio! Proprio quello stavo aspettando. Dico, mo lo fa, infatti è esploso. Dov'è? Chi è? Ma qua bonus tipo volante, Electrode, Vulpix, Rapidash. Dove sarebbe questo bonus? Me lo spiegate?
Cacchio, però quando ci vuole ricaricarsi la mossa. Buono, buono. Ma che... Ma ragazzi... Oh mio Dio. Ci stanno facendo neri. Femmete, dai. Ci sarà un Ninetales allora. Infatti. In effetti una volpe nel deserto non è del tutto sbagliato, per carità. Però turbo fuoco anche Ninetales. Allora di graffio, vai. Certo, fuoco contro fuoco. Combatti il fuoco con il fuoco. In Pokémon non funziona proprio così, In Pokémon è un po' diversa la cosa. Ok, vai, avvicinati e graffio, grande. Io l'ho detto, in questi primi livelli, ma sì, ci perdo un Pokémon, però si fanno abbastanza velocemente. Vai, graffialo e avvicinati Gyarados. Ah! Graffio è fatta. Io secondo me riesco a fare anche il terzo riesco a fare, però il quarto il boss più che altro, il boss che mi fa davvero paura. I livelli salgono abbastanza velocemente e ne sono contento. Ne sono molto contento, così almeno, insomma, facciamo un bel po' di punti. Già siamo a livello 3000, ci vuole un livello 3000 per affrontare quei Pokémon di quella zona. Nessun amico? Ok, vediamo allora col pentolone. E Pokémon dell'isola Cubetti, generico. Voltorb. L'ha anche detto, Voltorb. Il suono che dice è Voltorb. Voltorb, Azione, livello 16, provocazione, la provocazione è pessima. Ok, anche Gyarados sta a posto, vediamo un po' Charmeleon. O mi porto Kadabra? Charmeleon, oddio, potrebbe migliorare questo qua che mi dava. Probabilità brutti colpi, mi serve la forza bruta. I brutti colpi li lasciamo per la prossima volta. Tempo di ripresa, velocità e movimento. Ah, sapete che c'è, andiamo un po' con questo. Facciamo qua, questo. DPS ce l'ha, via, 127, qui. Ok, questo va bene. E a posto allora, boss 5100. Non sarà facile. Non riuscirò a farlo in questo momento, però in questo episodio sì. Voglio vedere quanto è forte il boss, così da sapere che Pokémon portare anche. Ottimo. Dai però, cavolo, non crepano mai. Altri? Mamma mia, Dio, siete infiniti siete. Vai, andati. E la prima onda ti è andata. È ridondante, lo so. Oh, amichetti belli! Vai qua, bisboccia! Oh no, la difesa? Mamma mio Dio, Nidoran! Nidorino! Guarda Machop! Accidenti! Rapida c'è il capo. Ma questi Pokémon di fuoco, a saperlo. Dio, chi è? Che è successo? Velocità, agilità ha usato, velocità. Oddio, c'era una volta in Pokémon con me che lo sbagliavano con velocità nel doppiaggio italiano. Ma chi hanno assunto a quei tempi, non lo so. Chi è Machop? Mio Dio. Vai, ok. Ti prego. Ma dai. Via via, scappa. Oh. C'è bella. No, scappa. Oh, è fatta. Mamma mia. Per un pelo.
Per un periodo davvero, ragazzi. 3.009, vabbè, però. C'è il bonus di tipo, ma non significa nulla. Se ora non ci sono Pokémon di fuoco, io mi arrabbio un poco, Insomma. Terra, deve lotta, merda. Va bene? Va bene? Wow, l'ha fatti secchi! Ah, vabbè, però anche lui, allora sono deboli, i manchi sono deboli proprio. No, ragazzi, che schifo! Ma così me lo dite? Ma a chi? A cosa? Che diavolo fai? Ma sei impazzito? Però l'unico che ha danni ora è Charmeleon e ne ha pochi, eh? Oh là là! C'è un Arcanine! Ha fatto bene allora! Levito roccia per cominciare. Dai, pantano bomba, su. Dov'è? Dov'è Diglett? Che è successo? Ma nulla? Mannaggia sti Growlithe! Mannaggia ci... E vai via, vai! Accidentaccio a te, vabbè, sì, agilità. Toma, ma niente questo. Sì, se magari riusciamo a prenderlo. Vabbè, però, non esiste! Cos'è? Beh, ragazzi, ma è troppo veloce. Charmeleon, Charmeleon, vai! No, ragazzi, no. Vai! Ti prego? No. Sì, però magari scappa prima, scappa, che dici? Oh mio Dio, no, no, non ce la faccio. Oh. Sì, però non ti puoi spostare così, zio, Dai, dai, è andato allora. Mio Dio, però, è irrecuperabile questo Arcanine. È una trottola, Un Beyblade, no, un Beyblade gira di meno, gira un Beyblade. Poi è veloce, scatta. A tutte le parti, neanche il teletrasporto con Goku, porca miseria, dai. Un minimo? Un minimo. Ci sono Pokémon che si evolvono e cambiano forma, grazie. Non lo sapevo, dopo 20 anni che gioco a Pokémon. Che vuoi che siano. Allora, vado a potenziare ancora un attimino la squadra. Con i punti salute. Ho allenato un bel po' la squadra da poco fa. Praticamente per voi saranno passati pochi secondi, per me una giornata intera. Da quando ho registrato la prima parte del video e ora sono a 4688 punti, quindi posso andare a prendere d'assalto il boss. Il bonus non conta più di tanto alla fin fine. Dovrei riuscire a farcela, dovrei riuscire a sconfiggere il boss. Ce la faccio? Non lo so. Io sono confidente di sì, però confido nelle mie capacità. Abbiamo dei Machoke, insomma, roba di alto livello. Non è che c'è una cosa piccolina, Permette, e via. Beh, insomma, ho trovato anche dei buoni potenziamenti. Sì, più vai avanti nel gioco, più ne trovi di buoni. Questo è chiaro, è ovvio che sia così. Ecco qua, va anche andato. Inoltre ho avuto modo di potenziare appunto il team grazie a questi potenziamenti fantastici. Ed è... Oddio, Chansey! Chansey! E quando va mai giù Chansey con tutti quei punti vita che si ritrova? Vai, almeno è scottato, perde un po' di punti vita. Ce la facciamo? No, scappa. Mannaggia. Sì, ma quanto scappa? Cos'è successo? Eccoci, puff! Ha perso tutti i punti vita con la scottatura, però cavolo. Scappava di continuo. Ok, questi sono attivi, vai. Flagello, ottimo, il turbo fuoco. Via, 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 via. Più veloce che si può. Ok, niente, è andato. Mi sono risparmiato. Tu vai via. La mossa, mi sono risparmiato. Vai.
flagello, vorrei cambiargli mossa o potenziarla al limite. Però ci vuole la percentuale di riuscita, se non è al 100% è molto difficile che accada, Machamp. Mettiamola levito? Mettiamola levito, ci vuole per forza la levito roccia, se no mi fa il culetto. Vai, il trappolozzo è settato. Non serve. No, ho sbagliato. Insomma. Dio, che è successo? Ma ciao? Ciaone? Mega rispondone. Vai, che miseria. Ci danni li faccio, danni li faccio. No, porca. E vai via. Che miseria, scappiamo. Madonna. Che è? Dinami pugno. Non lasciatelo da solo a combattere però il vostro amico, dai. Ah, è scottato, bene, beh, è qualcosa. Non è il massimo, ma è qualcosa. Scappa, 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 scappa. Ritirata strategica. È andato! Grande, grande. So che magari ad alcuni di voi potrà sembrare una stupidaggine, però io non ho grindato come avrei dovuto, quindi per me è un gran risultato. Per me è un grande risultato. Oddio, quella pietra 193 è un po' bassina, ma ce la faremo, ce la faremo. Ok, anche questo video allora è andato bene. Hai trovato la statua Serenità. Complimenti, tutti gli alleati fino al livello 20 riceveranno più PE esplorando l'isola. Ecco una nuova statua, con questa sono 4. È la statua Serenità. La figura Cubone forse rappresenta la speranza che un animo sereno possa superare qualsiasi perdita. Eh già, forse. Quindi i Pokémon fino al livello 20 otterranno un bonus. Lì intorno c'è un'altra area da esplorare, procediamo? E vediamo allora il bottino. Ok. Ah, batteria, mi ricarica la batteria. Molto bene, molto bene. Allora posso già iniziare a registrare il prossimo episodio, ma voi lo vedrete nel prossimo video. Bene, Cuggi, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!